Vorrei partire, intanto ho apprezzato tutte le relazioni che mi hanno preceduto e soprattutto l'ultima con la sua carica emotiva mi ha molto colpito, perché una delle frasi che comunque avrei voluto dire era: le leggi son, ma chi può mano ad esse? Cioè, come dire, quando ci diciamo femminicidi, femminicidi annunciati, tutte cose che già si sapevano e così via, in realtà è una variazione sul tema del discorso che, anche se uno si rivolge alle leggi o a chi dovrebbe proteggerci, raramente questo accade. L'altra frase con la quale volevo attaccare l'altro incipit è «se l'è andata a cercare», che è una frase classica che ci sentiamo dire o sentiamo dire dalle persone che conoscevano in genere le vittime. E questa frase, se l'è andata a cercare, in realtà è tragicamente vera. Può sembrare orrenda, può sembrare fastidiosa, ma è vera sia sul piano karmico sia sul piano comportamentale. Allora, parlare di violenza sulle donne tra debiti karmici da pagare e amori tossici è un discorso in realtà complesso. Dal punto di vista karmico, che cosa può voler dire? Io credo al karma, e naturalmente per me è ovvio. Significa che la donna in questione, o comunque la vittima in questione, aveva nelle vite passate, per chi crede alla reincarnazione, io ci credo, aveva dei problemi irrisolti, aveva delle cose fatte male in storie precedenti, aveva quindi un debito formativo, un debito karmico, potremmo dire, che ha pagato o sta pagando oggi con le violenze o le sopraffazioni che subisce. Però in realtà, quando parliamo di debito karmico, intendiamo dire che in vite precedenti o comunque in esperienze precedenti sono state consumate delle azioni, dei comportamenti che non hanno, come dire, avuto come esito un equilibrio relazionale. Quindi è stato fatto del male senza che ne sia stata riconosciuta la responsabilità, senza che siano stati compiuti gli atti che avrebbero potuto correggere, rimediare, eventualmente espiare gli errori fatti. Dal punto di vista comportamentale, quando parliamo invece di amori tossici, intendo dire che in linea di principio i presupposti di quell'amore sbagliato, di quella storia sbagliata, c'erano già tutti fin dall'inizio. Chiunque avrebbe potuto riconoscerli, vederli, anche la futura vittima naturalmente, ma per motivi vari, di ordine psicologico o di ordine di superficialità esistenziale, non si sono voluti riconoscere. È inutile che qui parliamo di carenze affettive, di violenze subite, di come dire, problematiche in qualche modo irrisolte nello sviluppo della donna in questione. Tutte cose sicuramente esistenti, sicuramente vere. Come dire, se hai bisogno d'affetto lo vai a mendicare in tutti i modi, e se ti accorgi che quel partner potrebbe non essere quello giusto, il fatto di sentirti dire o accusare dalla famiglia o da altri che sei la solita persona che fa quegli errori, che si va sempre a cercare quello sbagliato, pur di non ammettere, per esempio, al padre, alla madre, ai fratelli, agli amici, che hai fatto ancora una volta un errore, tendi a rimanere nella situazione che poi ti porterà a quell'esito tragico. Io vorrei fissare l'attenzione più che altro su quelle che possono essere le soluzioni. Giustamente mi ha definito un esperto di ipnosi regressiva, e quindi attraverso l'ipnosi cerchiamo di capire, di scoprire eventuali vite precedenti in cui potrebbero essersi realizzati questi debiti karmici che verranno poi purtroppo pagati tragicamente in questa vita, ma anche love coach, cioè che cosa vuol dire? Una persona che ti aiuta a scoprire nel più breve tempo possibile, prima che tu rimanga coinvolta e quindi diventi una potenziale ma reale vittima, se con quella persona ci potranno essere delle compatibilità effettive, quindi che potranno far essere la storia gradevole, bella, eccetera, oppure, come si dice, la primavera si può vedere dall'inizio, i segni premonitori si possono riconoscere fin dall'inizio, e quindi capire se da quella storia potrai avere soltanto danni. Che cosa vuol dire?
La psicologia mette a disposizione i cosiddetti modelli psicologici, ne cito alcuni, ma sono in realtà tantissimi: simbolismi comunicativi analogici, analisi transazionale, programmazione neurolinguistica, enneagramma, tutti sistemi che ti permettono di capire le compatibilità e incompatibilità che si svilupperanno tra le persone. Che cosa vuol dire? Immaginiamo che una persona abbia bisogno d'affetto, abbia bisogno di essere compiaciuta, abbia bisogno di essere assistita. Se si va a scegliere per motivi banalmente, per esempio, di attrazione sessuale o di simpatia immediata, una persona che nel lungo periodo non tirerà fuori questi comportamenti, perché ognuno di noi nella fase di seduzione può esibire dei comportamenti a fini puramente seduttivi, cioè presentarsi in un modo che poi non reggerà nel lungo periodo. Un esempio banale: all'inizio qualunque uomo ti apre la portiera, è gentile, ti invita fuori, si comporta bene, però poi tu ti ritrovi a letto col nemico, vi ricordate penso tutti quanti il film. Oppure all'inizio difficilmente un uomo si presenta come violento, aggressivo, cioè esibisce la sua modalità aggressiva e violenta, ma che si può riconoscere in anticipo da tantissimi segni, virgolette, subliminali, cioè che non sono normalmente esibiti, ma che possiamo imparare a riconoscere. All'inizio un uomo può presentarsi in una maniera, come dire, responsabilizzante, carina, paritetica, e tenere in riserva nel secondo periodo invece l'esibizione di comportamenti più molestanti e distruttivi. Allora, io credo che le donne dovrebbero per prima cosa imparare a distinguere l'attrazione sessuale dalla relazione valida nel lungo periodo. La relazione valida nel lungo periodo si riconosce non attraverso il fatto che ci è passato un bel weekend, ma si riconosce attraverso le compatibilità profonde, che non c'è bisogno di fare tanti test, naturalmente anche i test possono aiutare, ma si riconoscono dall'analisi dei comportamenti subliminali, cioè tutto quello che la persona, l'altro, il partner esibisce e magari non è neanche consapevole di esibire. La violenza sulle donne, quindi, secondo me, va risolta attraverso una maggiore presa di consapevolezza delle donne che certi comportamenti del suo partner vanno stroncati all'inizio. Che cosa vuol dire? La prima volta che un uomo si comporta in maniera violenta, non è detto che si comporterà così anche una seconda volta, ma è molto probabile. E se si comporta così una seconda volta, state tranquilli, lo dice anche il proverbio, non c'è due senza tre, che quella è la strada. Quindi acquisire la capacità di uscire da una relazione devastante, da una relazione tossica, da una relazione potenzialmente violenta, distruttiva, fin dal secondo episodio, non sto parlando di ventesimo, di cinquantesimo, secondo episodio che non ci va bene, che a voi donne non va bene, è l'unica vera soluzione. Perché? Perché in questo modo impediamo all'uomo di farsi l'idea, ricordiamoci che l'uomo non capisce veramente granché di amore come lo capisce una donna, cioè uomini e donne sono proprio diversi da questo punto di vista, gli uomini, come si dice, vengono da Marte, le donne vengono da Venere. L'uomo confonde facilmente amore con sessualità, possesso, gelosia, esclusività. Allora, al secondo episodio di comportamento violento di un uomo, secondo me la donna dovrebbe mollarlo, che abbia figli o non li abbia, che sia indipendente economicamente o non lo sia, che sia innamorata e attratta sessualmente oppure non gliene freghi granché. Deve uscire al secondo episodio, meglio se al primo secondo me, ma al secondo al massimo, deve uscire da quella relazione. Altrimenti, ripeto, l'uomo, soprattutto se lei comincia quel gioco perverso di perdonarlo perché lui si pente, fa il dolce, si inginocchia, porta i fiori o quello che è, e poi invece si ricomporterà in quel modo la terza, quarta, quinta volta, a quel punto nell'uomo si instaurerà un meccanismo perverso di convincimento profondo che, primo, a quella donna piaccia in realtà quel tipo di relazione. Il proverbio è: amore non è bello se non è stuzzicarello. Qual è il limite dello stuzzicarello?
che poi diventa violenza fisica, beh, è difficile farlo. E l'uomo si convince che in realtà la donna vada a cercare a creare quel tipo di situazioni. Non ricordo il titolo di un film che mi ha molto colpito tanti anni fa, è con Shelley Winters. E il marito è rozzo, violento, ubriacone, ogni volta che torna a casa la picchia, la violenta e così via. Lei subisce fino a un certo punto, un bel giorno, all'ennesima violenza del marito, mentre il marito sta in poltrona a leggere il giornale, lei prende il mattarello o qualcosa del genere, gli dà una mattarellata tremenda sulla mano e sul braccio. Poi si inginocchia davanti a lui con un coltello e gli dice: o mi uccidi ora, o ricordati che la prossima volta che tu mi dovessi usare violenza, non avrai più pace, perché non potrai dormire perché io ti ucciderò io. Quindi o mi uccidi tu ora, io sono pronta a morire perché non mi va più questo tipo di vita, ma se non lo fai ora, ricordati che la prossima volta che tu mi alzi anche soltanto un dito, sei finito. Ti ucciderò nel sonno, ti ucciderò mentre mangi, ti ucciderò mentre sei al bagno, ti ucciderò e così via. Bene, non voglio raccontare il film, naturalmente, che comunque consiglio di vedere. Lui viene trovato morto. Non si sa, è una storia molto interessante perché è un giallo, non si sa se sia stata lei a ucciderlo o se sia morto per incidente. Però, come dire, questo dubbio è utile. Allora, per chiudere l'intervento, prima che la nostra segretaria severissima mi aggredisca, che cosa consiglio? Allora, se vi innamorate sempre della persona sbagliata, c'è qualcosa, virgolette, di irrisolto dentro di voi. Non voglio dire di sbagliato, dico di irrisolto. Chiaritevelo. Può darsi che sia un problema psicologico, cioè che abbiate bisogno di psicoterapia per recuperare l'autostima che non vi è stata data nell'infanzia o vi è stata distrutta nel corso della vostra vita, ma può darsi che abbiate dei debiti karmici da pagare, cioè avete fatto soffrire male e troppo qualche uomo in qualche vita precedente. E allora non è il caso di farsi ammazzare in questa vita per pagare un debito contratto in una vita precedente. Si risolve attraverso appunto l'ipnosi regressiva e la ristrutturazione. Se invece vi andate a innamorare di quelli sbagliati, ricordatevi, e chiudo con questa cosa, che nessuna si innamora del bravo ragazzo del piano di sotto. Le donne tendono ad innamorarsi del fio della mignotta che incontrano nel corso della loro vita. E qui anche c'è qualcosa di sbagliato, ma anche l'uomo tende a fare scelte sbagliate. L'uomo si innamora della cubista quando va in discoteca e poi la conquista, si seducono, si innamorano, lui è chiaramente tatuato, tossico, eccetera, si innamorano e costruiscono una famiglia. Quando lei smetterà di essere cubista, lui non sarà più innamorato di lei, cioè appena lei si metterà i bigodini e avrà i figli, lui non sarà più innamorato di lei, tornerà ad innamorarsi di una nuova cubista. D'altra parte, lei si è innamorata del delinquente, del violento, quello è. Quando lui dovesse mettere testa a partito perché ha messo su famiglia, lei andrà a tradirlo con l'idraulico o quello che è. Morale, cerchiamo di chiarirci queste cose prima di sposarci, prima di mettere su famiglia, prima di considerare la storia troppo importante. Vorrei chiudere con questo suggerimento. Se tu lo lasci al secondo episodio di violenza, lui non ha ancora fatto un investimento affettivo troppo grande in termini di possesso su di te e tu probabilmente non sei rimasta incinta per il quarto figlio, del quarto figlio. Quindi tutto sommato la storia si può chiudere senza grandi traumi. Grazie.